Arriva dalla Svizzera il vincitore di questa seconda prova degli internazionali d'Italia, ladies and gentlemen, clap your hands for Vital Alvin! Categoria riservata agli junior con il numero 12, ecco qua Nico Heidenberger, terzo Mosera, adesso in quinta posizione. Distacco appunto raggiunge l'80% dei punti che vengono chiamati. Sto dicendo come dico è Heidenberger. La prova del pubblico di Milano e Berdocci. Ha rotto la pedivella, Fatemi sentire un grande applauso per Berdocci. Aiuto! Aiuto! Eccolo qua, andiamo a testa della corsa, c'è anche l'applauso, fortissimo applauso del pubblico di Milano. C'è questo straordinario atleta, Vital Alvin, con il numero uno, e ha guadagnato adesso una manciata di secondi. Si volta sulla sua sinistra. Come on, come on! Quindi ottima gara di Antonio Poltarelli, purtroppo abbiamo perso durante il giro, che sicuramente non poteva puntare al successo finale, non penso nemmeno al podio. Tedesco, poi altri passaggi, Nico Baumann, eccolo l'altra attività della nazionale svizzera che ha guadagnato 2-3 posizioni in questo tratto, quindi un'ottima pedalata da parte della dritta svizzero. E qui arriva dalla Svizzera il vincitore di questa seconda prova degli internazionali d'Italia, ladies and gentlemen, clap your hands for clap your hands for the second place number 16 from Switzerland. Attendiamo a questo punto il passaggio del terzo classificato e ci siamo. Applausi per il numero 2, number 2, Nick. Third place from Switzerland, bike team solo turn, Nick Burki. Now in second place, also from Switzerland, representing Swiss national team, Joel Rotta. The winner of the second stage of Internazionale d'Italia Series 2016 here in Milano, coming from Switzerland, bike team solo turn, Vital Alvin. Matteo Cucchi tra gli juniores è arrivato sesto e il primo degli italiani. È stata una competizione molto di alto livello. Sì, sì, è stata molto dura perché comunque in partenza vedevo che tutti erano agguerriti. Sono riuscito a partire bene, a stare lì, diciamo non coi primi, ma col gruppetto dopo, e alla fine, imponendo il mio ritmo agli altri, sono riuscito a recuperare fino alla sesta posizione. Questa per te è una stagione tutta nuova, nuova categoria, nuova squadra, anche un nuovo inverno, nel senso che anche se hai fatto solo due gare, hai provato anche il ciclocross. Sì, ho provato una qualche esperienza nuova per cambiare un pochino, ho provato un po' di corsa. Adesso quest'anno ho provato anche un po' di ciclocross, un paio di garette, sono riuscito anche a vincere regionale. Dopo ho voluto preparare bene la stagione perché sapevo che comunque era lunga e alla fine penso di aver fatto la scelta giusta. E adesso qual è l'obiettivo del 2016 di Matteo Cucchi? Ma un obiettivo principale non c'è, sicuramente farsi notare, farsi vedere
sia come team che come atleta, un atleta valente, un team che vale, che si sa difendere e che comunque è sempre presente sui campi gara al meglio. E vabbè, puntiamo sempre italiano come sempre, come tutti gli anni, tentare di farlo il meglio possibile, ma anche gli internazionali vedo che sono messo in una buona posizione, quindi possiamo provare anche la zampata, dai.